Buongiorno a tutti, ci troviamo con gli artigiani di Mani in Arte. Allora, Mani in Arte è un numero zero, nel senso che è la prima edizione di un grande evento che speriamo replicare nei prossimi anni, che coinvolge tutti gli artigiani e artisti di Saronno, di cui abbiamo alcuni rappresentanti qua con noi. Si tratta sostanzialmente di un grande evento che abbiamo organizzato tra di noi, partendo da pochi intimi, la cosa si è allargata a 15 partecipanti, per promuovere e far conoscere l'artigianato artistico e le nostre grandi competenze, le nostre grandi esperienze alla popolazione di Saronno. L'evento parte come ultima delle serate promosse da Note di Pasta, che è un negozio che produce artigianalmente una pasta squisita e fatta a mano, rigorosamente fatta a mano. Da loro è partita l'idea, noi abbiamo aderito e ci siamo entusiasmati e quindi abbiamo coinvolto tante altre persone. Dunque, si tratterà di un evento che verrà svolto il 14 di settembre, che è una domenica, a partire dalle 15, dalle 17, scusate. Verrà chiusa al traffico la via Padremonti a partire dal negozio di Note di Pasta fino alla chiesetta di San Giacomo. Tutti gli espositori, quindi tutti gli artigiani, allestiranno un banchetto in cui saranno visibili le loro creazioni. E soprattutto, esatto, e soprattutto faremo delle dimostrazioni dal vivo per far vedere alcuni dei passaggi di lavorazione che portano dall'idea, dalla creazione del prodotto fino alla realizzazione finale. Quindi la gente potrà non solo toccare con mano i materiali, ma anche vedere dov'è la qualità e dov'è il valore del prodotto artigianale che sta proprio nella manualità e nell'esperienza di chi lo fa. Qui abbiamo Alessia di Sottosopra, Sabrina di Un Mondo di Creatività, Mara di Note di Pasta e Anna di Solo Cuoio. Questi siamo solo alcuni di un gruppo di 15 espositori e saremo lieti di farvi vedere le nostre creazioni. Il tutto sarà allietato dalla musica di Paolo Censi, un musicista di Saronno con il suo trio jazz e niente, vi aspettiamo. E la degustazione naturalmente delle creazioni di pasta, di Note di Pasta. Buongiorno a tutti, io sono Anna di Solo Cuoio, è un laboratorio di oltre 30 anni di esperienza in cui lavoriamo qualsiasi tipo di pellame, colorato e non colorato, e lavoriamo soprattutto su misura, quindi qualsiasi persona può venire a ordinare la cosa più strana del mondo e noi cerchiamo sempre di realizzarla. Facciamo borse da donna, da uomo, facciamo oggetti da regalo e su richiesta qualsiasi altro tipo di cosa che viene fatta con i pellami. Durante la manifestazione di Mani in Arte sarà possibile verificare questi materiali, quindi approfondire anche la conoscenza del progetto partendo dall'idea fino alla realizzazione stessa dell'oggetto. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Fazio e faccio il fabbro. Ecco, allora io allesterò questa via con le mie fioriere in acciaio corten, poi ci sarà un piccolo salottino sempre realizzato in ferro e in acciaio corten, un materiale nuovo, e poi ci saranno anche delle lanterne. Niente, sono da vedere, per cui vi invito tutti a partecipare a questa bellissima manifestazione di noi tutti quanti che siamo più che artigiani, siamo artisti. Salve, sono Giuseppe Colombo, rappresento Colombo Annoni SNC, che è un laboratorio orafo presente a Saronno da circa 30 anni. La nostra è una, diciamo, tradizione di famiglia, costruiamo gioielli su ordinazione, partiamo da riparazioni, trattiamo diamanti con la Borsa Nazionale di Diamanti d'Italia. Diciamo che la consulenza gemmologica poi ci contraddistingue, ci perfeziona come laboratorio, ci completa. Siamo presenti a questa manifestazione in qualità di artigiani, cercando il più possibile di mantenere questo imprint artigiano e non commerciale che ci contraddistingue da tempo. Grazie a tutti, salve.
Sì, ciao, anche noi Cicli Rotula partecipiamo a questo evento, siamo un'officina di riparazione e assemblaggio biciclette di Saronno, nata da un paio d'anni nella realtà saronnese, e durante l'evento faremo una dimostrazione di manutenzione della bicicletta, come la raggiatura della ruota o altri particolari di riparazione della bicicletta. E saremo tutto il giorno presenti presso, tutta la sera presenti presso la manifestazione e con le nostre biciclette e prodotti artigianali che vendiamo presso la nostra officina. Buongiorno, io sono Mara, purtroppo sono da sola perché la mia, diciamo così, il mio braccio destro non c'è in vacanza, però siamo due socie e l'altra mia socia si chiama Elena. Abbiamo un piccolo negozietto artigianale di pasta fresca e gastronomia. I nostri prodotti, non per vantarci, ma sono di alta qualità. E diciamo che questo evento ci esalta un pochino, ecco, anche perché c'è stata un'adesione molto, molto buona da parte di tutti gli altri artigiani. E speriamo che sia un inizio di qualcosa di più grande, perché è veramente bello e piacevole poter stare e vedere tutti i nostri prodotti così come vengono fatti, ecco, artigianalmente, perché l'artigiano lavora col cuore. Questa è la cosa che ci tengo di più, ecco, lavorare col cuore. Grazie. Buongiorno, sono Alessia di Sottosopra, Saronno, in via Pradermonti. Io sono un'artigiana che lavora il vetro, la resina, la carta e alcuni metalli e partecipo a un evento che si chiama Mani in Arte, che abbiamo organizzato per domenica 14 settembre. In questa occasione, in via Pradermonti, faremo una dimostrazione di quello che ognuno di noi, saremo all'incirca una quindicina di artigiani, produce. La particolarità, diciamo, quello che posso aggiungere sul mio negozio è che io collaboro anche con altri artigiani, quindi quello che io espongo e che ho da far vedere all'interno del mio spazio non sono solo le mie creazioni, ma anche quelle delle persone che lavorano con me, tra cui anche alcune cooperative sociali, tutti prodotti artigianali esclusivamente fatti in Italia. Buongiorno, sono Sabrina, ho un negozio in Corso Italia che si chiama Un Mondo di Creatività, è una merceria un po' particolare dove organizzo anche i corsi, per cui tutte le signore, ragazzi e qualsiasi persona vuole comunque imparare a utilizzare i tessuti, imparare a cucire, utilizzare bottoni, fili di lana e quant'altro per realizzare piccole opere d'arte. Questo è il mio negozio. Parteciperò anch'io a questa manifestazione che si chiama Mani in Arte, che si terrà appunto domenica pomeriggio il 14 di settembre dalle 17 in poi, e porterò come realizzare comunque dei piccoli capolavori fatti con il patchwork, una tecnica importata dagli Stati Uniti, e farò vedere come si realizzano appunto alcune cose fatte con questa tecnica. Sono Pietro Crivelli, rappresento impropriamente il centro recupero arti e mestieri che sta in via Monti, angolo via Ramazzotti. Il nome è altisonante, però normalmente noi facciamo dei corsi che tendono a recuperare i mestieri che vanno persi. Come associazione facciamo anche delle serate, magari di musica, di letture, e la cosa che ci gratifica molto di più sono le letterine dei bambini che mettono nel nostro posto che abbiamo, che è una specie di aiuola, lì posta sempre in via Monti all'ingresso del parcheggio, e arrivano delle cose incredibili. Ed è curata da due ragazze. Per questa serata noi presenteremo un po' delle nostre cose che abbiamo fatte. Saranno dei filmati sui corsi di raco, i corsi di doratura, il corso di acquarello e una panoramica dei lavori della bottega. E poi metteremo lì delle cose di legno, fatto con il legno di riciclo dei bancali che lasciano. Nella zona c'è il mercato e quando lasciano lì i bancali li preleviamo, li smontiamo e li ritramontiamo in alberi. Un paio sono in giro per Saronno.
Uno è quello delle Notte di Pasta e l'altro della libreria Pagina 18. Altri sono nelle case private e altri aspettano di essere collocati. Allora, mi chiamo Piero Zanardi, sono il responsabile del Centro Studi e Museo dell'Illustrazione di Saronno, che è in via Caduti della Liberazione 25, in un cortile interno. Noi abbiamo aperto un paio d'anni fa con un duplice intento. Il primo è dare spazio gratuito ai giovani artisti, siano essi illustratori, pittori, scultori, o autori o fotografi. L'altro è invece di recuperare la storia dell'illustrazione con un archivio storico dell'illustrazione sul quale digitalizziamo i libri che reperiamo preziosi, con preziose illustrazioni, per poi portarli come percorsi narrativi nelle scuole, nelle biblioteche e dove viene richiesto dalle associazioni che ce lo richiedono. Noi saremo presenti a questa iniziativa con una piccola mostra antologica sugli illustratori di Pinocchio, dai primissimi del secolo, quando Pinocchio è uscito e stato editato per la prima volta, agli illustratori più sofisticati degli ultimi anni. Quindi vi aspettiamo perché possiate conoscerci. Buongiorno, sono Mara De Fanti del Museo Gianetti di Saronno, anche noi partecipiamo a Mani in Arte. Avremo un banchetto in cui potrete trovare tutte le informazioni relative al nostro museo e abbiamo pensato di dedicare il nostro spazio ai bambini. Quindi dalle 5 del pomeriggio in poi ci sarà la possibilità per i bimbi di costruire degli insetti fantastici da passeggio. Inoltre abbiamo riservato anche per gli adulti una serie di novità, una serie di che potrete trovare sul nostro banco e un piccolo quiz, un gioco, ci sarà da indovinare con in premio un ingresso gratuito per due al museo. Quindi vi aspettiamo numerosi per questa serata, spero che sia di vostro gradimento.